Nuovo capitolo sul caos in questo momento per quanto riguarda l'Unione Sportiva Arezzo. Intanto c'è la notizia del pagamento di una mensilità per i giocatori, quindi quanto Matteoni aveva annunciato alla squadra nell'incontro della giornata di mercoledì è stato confermato, quindi una mensilità è stata pagata. E poi dobbiamo aggiornarvi anche sulla visura camerale. Ieri vi abbiamo detto che facendo la visura camerale risultava sempre presidente Mauro Ferretti. Adesso c'è stato un aggiornamento dei dati della visura camerale dal quale si evince che appunto Mauro Ferretti ha cessato, sono cessate tutte le cariche, quindi anche quella di presidente, quindi è definitivamente uscito a leggere la nuova versione della visura camerale appunto dall'Unione Sportiva Arezzo e sono entrati quelli che dovevano essere i nuovi soci o comunque i nuovi rappresentanti del Consiglio di Amministrazione e Marco Matteoni figura effettivamente come nuovo presidente dell'Arezzo, così come c'è Gatto e gli altri nomi che erano stati fatti per il Consiglio di Amministrazione dell'Arezzo. Quindi a livello anche di visura camerale i dati sono stati aggiornati e quindi è Matteoni il presidente dell'Arezzo. Ora bisogna vedere se l'annullamento della compravendita annunciata dal consorzio Neos, proprietario del 99% dell'Arezzo, determinerà di fatto la caduta appunto anche del CDA e se la società di Ferretti, la società quindi cedente, contesterà questa comunicazione che la Neos ha inviato all'Unione Sportiva Arezzo.